cosa che mi piace di più nel mio sport essendo uno sport a combattimento, è l'adrenalina che sale ogni volta che si comincia a combattere, a pensare quale azione potrà fare l'avversario. Qualsiasi altra variabile che può capitare durante le azioni. Quella che mi piace meno è il fatto di non trovare una soluzione subito immediata, ma bisogna starci là e studiare un attimo. Nelle due specialità, spada e sciabola, una è un po' più diretta, che è la sciabola, e quella meno, un po' più studiata è la spada, quindi dalle due sono più una persona per la spada, perché sto tanto là a studiare e guardare cosa fa l'avversario per decidere l'azione. Rappresentare il paese per me è una grande emozione, essendo la mia prima Paralimpiade, quindi avere. Non so, è un'emozione forte, è indescrivibile in certe situazioni, perché io mi definisco anche una persona molto emotiva e quindi trovare i sentimenti e emozioni che da quando mi hanno detto sei qualificato per Parigi e andare a tenere alta la bandiera italiana. Ci sono stati dei momenti che ho sempre pensato, voglio andare a prendermi la medaglia più alta, arrivare al posto più alto. Non ci sono parole per descrivere, cioè è una grande emozione e porterò i colori del mio paese, del nostro paese, cercando di prendere il gradino più alto del podio. Come scaramanzia vado a volare un giorno prima di partire per la gara, quindi per essere rilassato e quant'altro prendo l'aereo con un mio amico, il mio istruttore che mi sta vicino, ci andiamo a divertire sopra Venezia oppure sopra le montagne, quindi ci andiamo a divertire. Poi se c'è qualche nuvola anche ci andiamo dentro e facciamo qualche sorta di manovra un po' strana. Però sempre nella sicurezza, perché la sicurezza del volo è la prima cosa. E soprattutto per far vedere che nella vita non bisogna avere, diciamo, barriere, bisogna andare dritti, sempre nel proprio target che si è in testa. Quindi niente, niente barriere, niente di nulla, bisogna andare dritti.